Grazie Presidente. Questo question time l'ho presentato dopo diverso tempo che osservavo e mi era stato anche fatto notare, ma si vede benissimo che dall'antenna sono volati diversi pannelli dall'antenna a lungomare. Io vi inviterei a vedere uno speciale fatto da 50 Canale proprio la giornata seguente al mio question time, perché in pratica quest'anno ci sono stati molti eventi di forte intensità, ma questo in un litorale si sa, in particolare in questo tratto di costa sono feroci quando si presentano. Quindi l'evento di 50 Canale, cioè lo stacchetto, il servizio che ha fatto 50 Canale, faceva notare molto bene come i vari pannelli tentennino e con facilità si stacchino. Dietro l'antenna sono posizionati almeno 5 o 6 pannelli caduti e uno si è fermato sulle dune. Ricordo. Fermo. Ditemi voi quando. E comunque ricordo. No, no, ci mancherebbe. È capitato a me adesso. E ricordo che dietro la duna c'è una scuola elementare, quindi il pannello che è caduto sulla duna è stato frenato dalla duna. Questo perché effettivamente è un posto, come è stato detto anche a un evento organizzato anche sul litorale dal Partito Democratico, ci sono delle zone un pochino meno controllate. Questa mi sembra strano perché oltretutto Pisamo ha dato in gestione il parcheggio a una cooperativa del territorio che la chiude per tutta la settimana e la riapre il sabato per far entrare camper. E mi sembrava curioso che non avessero notato il distaccamento di questi pannelli. Mi immagino se la cosa fosse caduta, accaduta quando magari un camperista, una persona, poteva transitare là sotto, perché nel fine settimana quest'area si riempie veramente molto, la presenza è veramente forte di camperisti e quindi di persone. Credo che ci siano dei grossi problemi di sicurezza e quindi sarebbe opportuno farsi attivarsi affinché il gestore li metta in sicurezza senza aspettare che sia libeccio a farli cadere. Questo proprio per una questione anche sia di sicurezza ma anche poi di degrado, perché oltretutto vedere questo affare venendo da lontano, mezzo vuoto, mezzo pieno, insomma già è brutto di per conto suo, poi vederlo così intrasando è ancora peggio. Grazie Presidente. Grazie, assessore Zambito, prego. Sì, vabbè, forse sarebbe utile ripercorrere un po' la storia di questo impianto. Comunque, già nel 2010, quando fu autorizzato dagli uffici, l'amministrazione comunale aveva dato un'espressione, diciamo, della volontà politica di valutare un eventuale spostamento in altro luogo. Quindi quel luogo non è mai stato considerato dall'amministrazione comunale perfettamente idoneo all'installazione di un'antenna. Tuttavia furono fatti degli approfondimenti e si verificò che il campo elettrico generato dall'impianto non superava i 2,5 volt metro, per cui sì, la legge parla di un massimo di 6, però insomma diciamo che è bene vicino alle scuole stare al di sotto di 3. Quindi diciamo che i cittadini che abitavano lì vicino si sentirono abbastanza tranquillizzati da questi valori, per cui dal momento che era effettivamente molto difficile spostare l'antenna dall'altra parte, poi a seguito di tutte i pareri tecnici pervenuti, il comune si sarebbe messo in una condizione in cui di fronte. Signora Nerini, per favore, ora si sta discutendo il question time è un question time, l'interrogazione è un'interrogazione. Andiamo avanti. Infatti, si discuterà, quando sarà il momento si discuterà. Prego, Assessore Zambito. Perché sono due atti diversi, il question time è un atto, l'interrogazione è un'altra cosa.
Tra l'altro l'interrogazione richiesta la risposta scritta, non la risposta orale. Quindi sono due atti completamente diversi. Gli sarà data come noi abbiamo chiesto e sollecitato più volte. Il question time è un'altra cosa. Rini, il question time era stato assegnato all'assessore Serfoli, che non c'è, come l'interrogazione. Quindi, siccome non c'è, rispondo io. Poi, siccome l'argomento è oggettivamente lo stesso, io, se vuole, cioè quello che dico ora è quello che direi all'interrogazione. Però, chiaramente, il regolamento va fatto rispettare. Comunque, e ci pensa il Presidente del Consiglio, non io. Comunque, volevo concludere, per la verità ci sarebbe molto da dire. Quindi, comunque... Allora, nel 2010, fu valutato che di fronte a un eventuale ricorso dei gestori della telefonia mobile, il Comune sarebbe messo, diciamo, in difficoltà. Però oggi la concessione è scaduta e oltretutto il concessionario ha chiesto un potenziamento della stessa antenna. Gli uffici hanno informato di questo la Giunta attraverso una lettera formale e la Giunta ha risposto agli uffici non solo che non deve essere concessa la possibilità di fare questo potenziamento, perché chiaramente andrebbe a superare quei 2,5 metri volt, ma anche l'opportunità di non concedere il rinnovo e anche quindi l'opportunità di verificare se c'è un altro sito più adatto per spostare definitivamente questa antenna. Però ecco, questo è l'orientamento, la consigliera mi chiedeva qual è l'orientamento, e questo è l'orientamento, però oggettivamente non sono in grado ancora di farvi sapere, di informare il Consiglio in merito all'esito di questo orientamento, perché ci stanno lavorando. Prego, consigliere Antoni. Però io da una parte questo discorso legato alla scadenza della concessione e alla richiesta di potenziamento, cioè siamo tutti contenti, perché comunque io ricordo avevo i bimbi all'asilo e mi mossi per prima, consultai il consigliere Mancini, al tempo si prodigò insieme alle mamme, io ero in quel gruppo lì insieme a altri cittadini, però quello che avevo chiesto io era anche la sicurezza di questi pannelli che cadono. Cioè la soluzione è quella corsa, quindi, cioè finché non cade tutto. Grazie Presidente.